una singolare protesta che sta andando avanti a Sassari nel cimitero. Ci racconta tutto Emanuele Floris. C'è una situazione di totale degrado e abbandono che oramai penso sia arrivata ad essere assolutamente insostenibile. Si parla del cimitero Perrino, circa 200 loculi nella parte monumentale della struttura per i defunti di Sassari. L'edificio, attraversato in diversi punti dalla parietaria, è inaccessibile da molti anni ai parenti. Io non posso neanche portare dei fiori a mia nonna, non posso far modificare alcune cose sulla lapide perché sono interdetto l'accesso alla struttura apparentemente pericolante e impedisce l'accesso a chiunque per effettuare anche un minimo di manutenzione e di pulizia. E Marcello Loi ha deciso di lasciare una singolare protesta affiggendo un cartello in cui chiede scusa alla nonna per l'incuria del suo loculo e per una situazione che risale almeno agli anni 70. Andando per difetto direi circa 40 anni. Quell'area è recintata da tempo oramai immemorabile in tutti i modi, dal nastro segnaletico all'attuale più moderna griglia di bordo cantiere. Alle mie domande di che cosa si prevede fare, se fosse mai previsto di fare, è stato risposto che quello dipendeva dalla soprintendenza. La soprintendenza avrebbe risposto di conoscere la situazione, facendo poi un sollecito perché si intervenga. Nel frattempo il cimitero Perrino resta in queste condizioni.